Samu, ma sei ancora in pausa? Ma no, oggi dobbiamo fare il caffè scientifico. Inventata nel 1933 da Alfonso Bieretti ed è uno dei simboli dell'Italia nel mondo. E sono sicura che almeno una volta ognuno di voi l'ha utilizzata o l'ha visto utilizzare. Ma sappiamo come funziona? Un altro nome di questa particolare macchina da caffè è caffettiera geyser, proprio perché la moca e i geyser hanno lo stesso principio di funzionamento. I geyser sono delle sorgenti naturali in cui l'acqua viene spruzzata violentemente verso l'alto e sono presenti in zone vulcaniche come in Islanda, in Cile e in Giappone. Per capire il principio di funzionamento facciamo un esperimento e costruiamo un geyser in miniatura. Per farlo abbiamo bisogno di una beuta in vetro borosilicato perché sia resistente alle alte temperature, dell'acqua, un fornello, del colorante alimentare e un tappo con un canale di sbocco molto sottile. Ma cosa hanno allora in comune i geyser e la moca? In entrambi i casi c'è una camera, in questo caso rappresentata dalla beuta. Nella beuta c'è acqua e aria. Nel caso del geyser l'acqua viene riscaldata dal magma, nel caso della moca viene riscaldata da un fornello. Tappiamo la beuta avendo cura che il canale arrivi sott'acqua. L'acqua riscaldandosi si trasforma in vapore che occupa lo spazio rimanente della camera. Questo va ad aumentare la pressione che spinge sulle pareti e sull'acqua, che a questo punto non ha altra scelta se non risalire lungo il canale. Nel caso della moca il funzionamento è lo stesso, ma per fare il caffè ho bisogno di un passaggio in più. Ho infatti anche il filtro che devo riempire di caffè e attraverso cui deve passare l'acqua calda per estrarre tutti gli aromi. Se il caffè è troppo compresso o addirittura il filtro è otturato, si rischia proprio che la temperatura e la pressione crescano in maniera incontrollata. O che succeda qualcosa anche di più grave. Per cui se volete fare un caffè scientificamente corretto, fate molta attenzione al filtro e a come lo riempite.